Sono stati insediati il 22 ottobre presso il centro studi della FIT CISL i tre gruppi di lavoro previsti dal patto federativo sottoscritto a settembre dai segretari generali della FIT CISL Giovanni Luciano, della FLAEI Carlo De Masi e della FISTER Vitantonio Vitale. L'obiettivo, promosso dalle tre federazioni, è quello di realizzare sinergie, economie di scala e ottimizzazione dei risultati operativi utilizzati dai tre diversi gruppi di lavoro, composti ognuno da sei sindacalisti, due per ogni federazione, coordinati da uno dei componenti, in modo tale che ognuno esprima un suo coordinatore. La prima riunione operativa dei tre gruppi è avvenuta alla presenza del segretario generale della FIT CISL Giovanni Luciano e di quello della FLAEI Carlo De Masi. Ci attendiamo, ha sottolineato Giovanni Luciano, proposte pragmatiche in tempi estremamente rapidi, capaci di avviare nel prossimo periodo congressuale alcune attività nei diversi settori interessati. Le opportunità che si offrono alle tre federazioni, ha ricordato Carlo De Masi, sono in grado di far scaturire progetti innovativi anche a breve termine, in grado di promuovere crescenti sinergie nelle tre federazioni. Il primo gruppo di lavoro si occuperà di formazione e informazione. Il secondo gruppo affronterà i temi della sicurezza e ambiente di lavoro, delle politiche previdenziali, assistenziali e sociali. Al terzo gruppo spetterà l'evoluzione contrattuale, la bilateralità e la partecipazione.